Vabbè, io mentre lui parlava ho scritto un paio di pagine di appunti, è difficile adesso riprendere tutti quanti, ma resteranno tutto, così delle tracce magari su cui potrò pensare nei prossimi giorni. Nei prossimi incontri sì, ne potremo parlare. Però alcune cose mi sono rimaste, alcune idee, alcune linee di pensiero mi sono rimaste che molto interessante, cioè a parte il fatto che non tocca a me, è anche banale dire la complessità del lavoro del restauratore. Per me deve chiamare anche ristoratore, anche in qualche modo, perché mentre restaura si ristora, così mi faceva pensare, cioè nel senso che sai, cioè, sono le deformazioni professionali, no? Cioè, mentre restaura quest'opera. Me la riporta in vita, viene da vita, e poi si ristora il proprio sé, perché non può che essere felice, no? della propria azione. No? E tutto questo sicuramente ha a che fare, cioè, con il passato, il presente, no? Una sorta di nostalgia del passato c'è in tutto questo. Ma non è una necrofilia, ecco, cioè una nostalgia non è una necrofilia. La nostalgia è recuperare questa dimensione del passato e reinterrogarlo, non solo per riportare la storia, per ricordare la storia nostra, la storia personale, e quindi è dare vita a questi oggetti. No? La necrofilia forse avrebbe a che fare cioè, con l'oggetto astratto, cioè senza storia, l'oggetto bello da mettere lì, no? da contemplare, no? al di fuori di. Come dire, di qualsiasi connotazione emozionale, affettiva, simbolica che tu invece rintracci poi in tutti questi queste attività, no? Perché è tutta una rete poi, no? Cioè tu si muove in questa operazione di restauro che è una matrice complessa, identificatoria, no? L'identificazione, nel senso che l'oggetto viene collocato in quel momento, in quel passato, in quella tradizione, è riportato ad un uso, no? Diverso anche. Allora, questa cioè, è tutta un'operazione che si passa, se volete, sembra passare dal concreto al simbolico, ma in realtà il simbolico è già prima, no? è già lì, nella cosa stessa. No? Quindi anche lì, no? Cioè, è un circolo, no? L'oggetto che di per sé l'oggetto è concreto, ma al tempo stesso è deposito, no, di memorie e quindi di simboli, che possono essere personali e anche collettivi, ovviamente, no? Perché ci sono dimensioni di oggetti di vita quotidiana che sono, come dire, depositari di una memoria familiare, di una memoria affettiva, e poi ci sono le altre opere monumentali. Sono depositari di una memoria collettiva e culturale. Credo che tutte queste due dimensioni poi non è che si oppongono, no? Cioè, si interagiscono tra di loro. No? E allora, ecco, poi l'altra differenza mi sembra che tu fai, eccetera, perché sembra anche lì si intrecciano le faccende, si intrecciano questi livelli, perché sembra che all'inizio, presentando il tavolo, tu parli di oggetti di uso. No? Cioè, riportarli ad un'utilizzabilità dell'oggetto, no? Restaurare, cioè, o aggiustare una funzionalità dell'oggetto. No? È chiaro che non è così, che non è solo così. Ecco, e lì quindi l'oggetto è già lì, con tutte le sue completamente e quindi con tutti i suoi vincoli. No, non puoi fare quello che vuoi. No. E quindi tutto, cioè, questo lavoro passo passo, no, che tu fai per ricondurre ad una funzionalità d'uso che anche a tempo stesso però un deposito di memorie affettive, simboliche, eccetera. E poi ti sposti verso l'alto, verso l'arte. No. Lì, secondo me, tu mostri come lì il lavoro è la riscoperta dell'originale, no? Cioè, a proposito delle cose che dice il costruttore, no? Ecco,
sì, mi verrebbe da dire, sei una specie di costruttore di verità, no? Perché tendi, a riportare in vita in luce originaria, che appunto sembra che il sepolto, no? Da tutte queste opacità che il tempo e magari le altre sovrapposizioni, no? Hanno deturpato, no? Ecco, mi fermerei qui, io penso, no? Perché sembra, no, che andremo troppo avanti e forse magari potremmo